Ragazzi e ragazze, allora mi vedrete vestita e truccata nello stesso modo di un altro video per quanto riguarda la Kiko, perché ho fatto altri acquisti. Per non farvi, diciamo, un video tutto lungo, perché diciamo ho abbastanza cose da farvi vedere, l'ho diviso in due. Vi ho fatto vedere sia la linea natalizia che adesso le altre cose che ho preso sempre per quanto riguarda la Kiko. Sacchettino è questo qua ed è tutto pieno. Per prima cosa vi faccio vedere due smaltini che ho preso della linea matte. Sono i Velvet Satin Nail Lacquer, sono 10 ml di prodotto con una scadenza che non c'è scritta. No, non c'è scritta la scadenza. Niente, sono questi qua. Allora, cosa posso dire di questi smalti? Prima di tutto vi faccio vedere i colori, che sono questi due qua, vedete, questo e questo, e sono il 695, che è questo, e il 696, che è il grigio più scuro. Allora, questi sono bellissimi, dei bellissimi smalti matte, come vedete qua, sono belli, sono matte, veramente molto molto belli questi smalti, vedete? Molto molto belli, però hanno una pecca, non durano niente, non durano assolutamente niente, infatti mi dispiace tantissimo. Allora, io sono abituata a mettere sopra lo smalto, oltre quando io diciamo ho il semi permanente, ma sopra lo smalto io metto sempre il Sèche Vite. Ovviamente, essendo dei colori matte, non posso mettere Sèche Vite, quindi mettevo la base, quella della Essence, se non mi sbaglio, che era matte, ma niente, cioè non durava niente, un paio di giorni, forse 3 giorni nemmeno, non ci arrivano. Quindi li utilizzerò di nuovo. Proverò a comprare una base proprio matte per quanto riguarda questi smalti, perché sennò per me niente, non possono andare avanti. Certo, abituata al semi permanente che mi dura 2 settimane, durarmi 3 giorni mi dà leggermente fastidio. Poi, per quanto riguarda gli smalti, sapete tutti che c'è l'offerta, ne prendi 4 e ne paghi 3. Quindi ho preso quei due e quest'altri due della linea normale, che sono gli ultimi usciti, e sono questi qua. Vi faccio vedere lo swatch. Sono questo verde acido che è il 49 e questo bordeaux che è il 48. Sono dei bellissimi colori, veramente molto belli. Il packaging è uguale agli ultimi smalti che ho preso e il colore pure. Questo sì, dura tantissimo, sempre ovviamente con il Sèche Vite di sopra. Con il Sèche Vite mi dura benissimo una settimana, lavorando, lavando i piatti, eccetera, eccetera, una settimana ti dura benissimo. Ho preso questi due colori perché erano gli unici che mi mancava, perché sapete tutti che io ho preso tutta la linea, quasi tutta la linea degli smalti Kiko, e vi metterò il link da qualche parte o giù nell'info box dove vi faccio vedere proprio gli swatch di tutti gli smalti che ho preso. Quindi ho preso questi 4 smalti e ne ho pagati 3. Poi ho preso qualcosa della linea Rebel, come si chiama la linea? Rebel qualcosa, non me lo ricordo comunque la linea. E ho preso, sì, ho preso questi 5 prodottini. Cosa ho potuto prendere? Ovviamente ho preso il blush, che è lo 04 Passion Red Wine, che è questo. Il packaging della scatolina è bellissimo, questo effetto è molto molto bello, mi piace. E vi faccio vedere il prodotto all'interno, è molto carino, è piccolissimo, proprio piccolissimo, molto molto carino. E ha uno specchietto e il prodotto è questo qua. Non ve lo swatcho perché sono indecisa nel fare un regalo, ma non lo so, ma non lo so, non lo so. E quindi questo è il colore. Tanti ci sono altre ragazze che hanno fatto questi video e hanno swatchato questi prodotti che sono bellissimi, uno più bello dell'altro. Quindi per quanto riguarda gli swatch li vedete in qualsiasi video voi andate.
Poi ho preso il combo delle matite, quindi ogni matita con il suo rossetto e ne ho prese due. Ho preso la 03 e lo 05, la 03, lo 03 e lo 05. Allora, questi sono il primo combo che ho preso. Per quanto riguarda lo 03, la matita ha 1,30 grammi di prodotto con una scadenza di 36 mesi. La matita in questione è questa. È un rosso. Si apre. Non si apre. Ora sì. La matita è sempre quella retraibile, se non mi sbaglio. No, si tempera, ok. La matita è questa. Ed è un rosso bellissimo, veramente molto bello. Anche le matite sono buonissime di questa collezione, ne ho sentito parlare veramente bene da tutte le ragazze. E in combo c'era il rossetto, che è sempre lo 03. Il packaging del rossetto è questo. Tutto dorato, specchiato ovviamente con l'etichetta qua. È tutto specchiato ed è calamitato alla calamita. Molto molto bello questo rossetto. Il packaging del rossetto è così. Vedete, ha queste palline qua. Non so se li vedete. Uguale al packaging del blush. Ed è un bellissimo rosso. Molto bello, ovviamente abbinato alla matita. Guardate, bellissimo, bellissimo, veramente rosso. Mucho, mucho bello. E questo è il primo rossetto che ho preso. Il secondo rossetto che ho preso è nella colorazione 05. Sempre ovviamente con la matita abbinata ed è questo, questa è la numero 5. Vi faccio vedere anche di questa lo swatch. Questo è un fucsia che va sul rosso. Ovviamente mi piacevano tutte, però ne ho scelte due per non, diciamo, esagerare. E il rossetto ho preso ovviamente il numero 5. Abbinato alla matita e il rossetto è favoloso, mi strapiace tantissimo questo colore perché è un fucsia ed è stupendo, veramente stupendo, mi piace tantissimo. E questo è il combo matita rossetto che ho preso. Per quanto riguarda i prezzi di tutto, ovviamente, come sempre vi dico io, li trovate nell'info box. Vi scriverò tutto giù nell'info box. E questo per quanto riguarda questa collezione. Poi ho preso altre cose per quanto riguarda la linea permanente di Kiko. Ho preso il Long Lasting Color Lip Lacquer e sono queste qua. Ho preso la 106 e la 107. Sapete tutti ogni volta 106, 107, 105, 106. Vado sempre nei numeri a susseguirsi. E ho preso queste, per me è la prima volta che li prendo perché non l'ho mai utilizzato, non l'ho mai comprato, eccetera, eccetera, ma li volevo provare per vedere se erano buone oppure no. Ne parlano tutti benissimo e quindi l'ho voluta prendere. Questo è la 106, questo qua che è un rosso che dà sul fragola ed è la 106. E poi la 107, che è un colore che sicuramente voi non mi avrete mai visto addosso. È un color malva. È un color malva. E questa è la 107. Però l'unica cosa che vi dico è che di questa ci sono rimasta male perché o non è buona la mia, ma io la vedo tipo marroncino. Marroncino, invece mi sembrava più malva.
Invece è così. Di questa veramente ci sono rimasta leggermente male perché mi aspettavo un colore più pieno come il rosso. Invece no. Però la posso mettere ovviamente lo stesso. Altre cose che ho preso sono state. No, questo è insieme alle matite. Ho preso un kajal perché sapete tutti che io sono nella ricerca della matita nera per quanto riguarda la rima interna dell'occhio e non trovo mai una matita nera che mi scrive tranquillamente all'interno dell'occhio che non se ne vada via in giro ovviamente per lo. Non ne trovo, non ne sto trovando una. Per adesso sto utilizzando una matita nera che non mi ricordo qual è. Aspettate, ah, questa. Sto utilizzando questa qua della Essence. Questa qua della Essence che è gel e i pencil. Questa qua è nera. Che l'ho messa all'interno dell'occhio. Mi dà leggermente fastidio, però rimane tranquillamente. Però ovviamente ne volevo una che scrivesse tranquillamente all'interno dell'occhio senza sciogliersi, senza andare in giro, eccetera, eccetera. Speriamo di averla presa. Questa è la Kajal Pencil. Ed è nella colorazione 100, quindi è nera. Ha un bel tratto, devo dire, ha un bel tratto. Mi è piaciuta quando l'ho sbocciata là, mi è piaciuta. Questa ha 1,61 grammi di prodotto con una scadenza di 36 mesi. Il packaging è così semplice, normale, come tutte le matite nere. E vi faccio vedere la scrivenza. È un po' duretta, devo dire la verità, è un po' duretta. Poi ovviamente la devo provare ed è questa qua. La proverò e vi farò sapere ovviamente. Anche di questa troverete il prezzo sotto giù nell'info box. Poi ho preso altre due tinte. Queste le avete già viste sicuramente, ho visto io svariati video per quanto riguarda queste tinte. E ne ho volute prendere due. Assomigliano molto a quelle tinte che adesso sono uscite nella collezione natalizia. Ma io le avevo prese precedentemente queste e quindi ve li faccio vedere. Sono le Matte Muse Lipstick Rouge Le Vert 8 ml di prodotto con una scadenza di 18 mesi. Sono queste qua con il packaging leggermente viola, metallizzato. E io ho preso la 05 Outing Move, che è questa. Della 05 e la 06. Potevo non prendere la 06? Il packaging è questo. Vedete, sono leggermente diverse da quelle. Quelle erano più prodotto, cioè meno prodotto e più, diciamo, packaging. Questo è molto di più di prodotto. E il packaging ovviamente è più piccolino, nel senso il pennellino è più piccolo. Questo è lo 05. Questi sono dei matte, il pennellino è carinissimo, guardate, molto bello e picciolo. Il colore è questo. Ed è bellissimo come colore. Questo qua. Io all'inizio avevo preso soltanto questo colore perché ho detto, vabbè, gli altri non mi piacciono, i colori non mi piacevano e tutti, quindi ho preso soltanto questo. Ovviamente nel frattempo guardavo, spulciavo e ho visto una ragazza che aveva un rossetto abbastanza particolare, quindi gli ho detto cosa hai e lei mi ha detto che aveva lo 06 Luxury Sangria. Quindi ovviamente l'ho preso anch'io. Mannaggia. Ed è bellissimo. Io quando l'ho visto così il packaging non mi è piaciuto, devo dire la verità, non mi è piaciuto, infatti ho preso soltanto lo 05. Vedendolo sulle sue labbra, devo dire la verità, mi ha colpito tantissimo, quindi l'ho swatchato perché io molto spesso li guardo tramite il packaging, non mi piacciono, nemmeno li swatchano, cioè non perdo tempo. Però invece questa volta l'ho swatchato. Dopo averlo visto a questa ragazza e mi è piaciuto. Il packaging un po' mi piace meno perché di vetro, quindi se cade per terra siamo consumati, come si dice qua. Il colore è più scuro, ovviamente. Ed è un rosso sangue. Ed è questo.
questo qua. Ed è un bellissimo, bellissimo colore. E quindi ho preso questi due, quindi poi li proverò, li vedrete sicuramente nei video a venire. Poi, sempre per non farci mancare per quanto riguarda i rossetti, ho preso un altro rossetto della linea nuova, che sarebbe la Gossamer Emotion, questi qua. E ha 3,5 grammi di prodotto, una scadenza di 18 mesi e io ho preso il 129. Un colore così tenue da tutti i giorni, veramente da tutti i giorni. Il packaging è bellissimo, è questo qua, sempre specchiato ovviamente per le bellissime ditate, però diciamo che non stampa come tutti gli altri. È bellissimo, ha il bottoncino qua sopra, così da schiacciare esce il packaging sotto e questo da qua diciamo esce il rossetto e questo è il colore proprio da tutti i giorni questo. Come vedete ci sono le due K di Kiko ed è molto molto bello. Ho preso l'unico colore che mi colpiva ed è questo ed è il 129. Devo dire che è stupendo, cioè veramente, era il più bello di tutti. Gli altri erano sì, colori già visti e rivisti, ma questo è fenomenale. È un prugna con del viola. È bellissimo, molto molto bello. Questo sicuramente lo vedrete su qualche video, su qualche foto, anzi vi metterò i miei social qua sotto, così se pubblicherò qualche foto la vedrete sicuramente. O su Facebook o su Instagram. Poi, sempre di questa linea, ho preso due matite, anche se ne volevo prendere altre, perché devo dire la verità, aspettate, devo dire la verità, mi strapiacciono tantissimo. L'ho provate là al negozio e devo dire che sono molto molto belle. La prima che ho preso è la 313. Ed è un bellissimo colore, veramente molto bello. Mi assomigliano tantissimo alle matite di Neve Cosmetics, le pastello, come packaging e tutto. Questo è un bellissimo veramente colore. Mi piace tantissimo. È la prima matita che ho preso perché veramente è stupenda. E non si toglieva. Quando l'ho sbocciata al negozio, poi la dovevo togliere con il latte detergente, non si toglieva la matita. Quindi credo che sia ottima. È la 313 ed è questa. Questa è la 313. Sicuramente queste matite le prenderò tutte perché mi sono piaciute. Devo dire che molto molto belle come matite. L'altra matita che ho preso non è la 314 come pensavate, ma è la 315. Quindi ci avviciniamo sempre di più. Io spero che quando li posiziono me li ricorderò queste cose. La 315 è questo nude un po' più particolare che dà tipo sul malva. Guardate se sono mischiati i colori. Ed è questo. Molto bella. Volevo altri colori, però poi mi sono limitata a questi qua. Sono stupendi, mi strapiacciono tantissimo, sono favolose, belle, belle, mi piacciono molto molto molto. E questi sono tutti i colori che ho preso. Questo è il mio haul per quanto riguarda la Kiko, spero che non sia lungo perché lo dividerò anche questo se lo troverò lungo perché ovviamente non posso mettervi video lunghissimi. Niente ragazze, che dirvi? Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, spero che i miei rossetti vi siano piaciuti, specialmente questo che è bellissimo. Niente, che dirvi di più? Vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!